sostanzialmente si anticipano al 26 di questo mese l'introduzione della zona gialla, come poi vi chiarirà il Ministro Speranza, ma introducono un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si dà precedenza alle attività all'aperto, quindi anche la ristorazione all'aperto, a pranzo e a cena, e alle scuole. Le scuole aprono, tutte le scuole, come si dice, di ogni ordine e grado, riaprono completamente in presenza nelle zone gialla e arancione, mentre in rosso vi sono delle modalità che suddividono in parte in presenza e in parte a distanza.